E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, benvenuti in questo Need for Speed Underground episodio, se non sbaglio, numero 15. Siamo pronti per continuarci la campagna modalità Underground. Siamo con la Nissan 350Z sbloccata nell'ultimo episodio, o penultimo comunque. Dovevamo andarci a fare la gara numero 77, il premio di Samantha. La tua auto comincia ad avere un bel aspetto e già migliorerà ancora se vinci la prossima gara. E sì, dai, andiamo dentro. Ok, siamo belli carichi ragazzi, Dai, belli carichi. Ok, allora io approfitto per dirvi un po' di video che probabilmente l'avete notato. Sto in un nuovo setup ultimamente per via di problemi tecnici che non vi sto a spiegare perché è troppo lunghi. Sono in un nuovo setup, quindi è un po' tutto accroccato per non farvi mancare comunque video e quant'altro. Come avete visto anche da Gran Turismo Sport, il volante non è più come il vecchio setting, ma ho dovuto improvvisare un setup. Quindi ogni tanto se ci sono dei problemi non me ne vogliate, ma cerco di fare il tutto come sempre per evitare dei problemi, ma a volte magari ci sono. Approfitto anche per dirvi che ogni tanto sentite sicuramente del casino, perché essendo in una posizione, come detto poc'anzi, accroccata tra virgolette, ci sono dei rumori che provengono da gente che passa, che fa cose, quindi dei rumori purtroppo di sottofondo a volte non si riescono ad eliminare, anche perché dovrei eliminare quelle persone che creano il rumore, ma diciamo che restare orfano non mi sembra un po' il caso, no? Che voi che dite? Ogni tanto cerco di magari perdere un po' più tempo sull'editing e magari in quelle fasi in cui sto in silenzio di togliere quei rumori di sottofondo. Ma ogni tanto stiamo andando belli spediti, ma andiamo, attenzione. Oh mio Dio, se me la so vista brutta fra. Vai così, no vabbè, ce la facciamo, scialla. Va benissimo così, lo sprint l'abbiamo vinto. Perché hai girato e si è schiantato contro il muro che non era necessario? Vabbè, comunque. In 2.9.89. Dai, dammi qualche paraurti. Tre tipi di alettoni. Va bene, cambiamo un alettone dopo tanto, era pure ora. Easy. Allora. Dual GT. Duotech. Katana. Allora, il katana è figo, però io qua, no, il Dual GT, quasi quasi ci metto il Duotech che è un po' in carbonio. Mettiamo questo, dai, mettiamoci questo, perfetto. Ma pagare è facile fare nemici, ma è più facile perderli. Ecco, sì. Pensi di essere un tipo tosto, eh? Fre? Per me è una vecchia storia. Cioè, niente di speciale. Vuoi un'opportunità con Eddie? Dice che prima dovrei correre in qualche gara seria. La prima lista è Samantha. No, ma Samantha, è vero che io mi sono fidata di te e tu adesso osi sfidarmi. Ci vediamo in strada, dilettante. No, ma bastardo di... lo so, Samantha, tu che c'hai la macchina di Hello Kitty, ma che te devo fare? A me mi hanno obbligato, io devo arrivare a Eddie, capiscimi? Fammi vincere, no? Rimortacci tua. Guarda, con la macchina di Hello Kitty. Che poi mi pare che tipo TJ gliela ruba, se non sbaglio. TJ gliela ruba e poi gliela dobbiamo tipo riprendere. Mannaggia la puttana, bastardo di un Eddie. Va bene, dai, intanto ci concentriamoci. Ah! Battiamo Samantha se ci riusciamo. Facciamo 6.000 crediti con questa cosa, eh. Se la vinciamo, ovviamente. Ok, dai. Easy.
Attention man. Ora c'è tanto traffico. Mortacci loro. Infatti non ce ne andiamo contromano. Facciamo così, ok, perfetto. Vai, 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 che le traiettorie sono quelle che a noi ci servono per prendere vantaggio. 350Z, ragazzi, è mostruoso. Abbiamo notato anche nelle gare di accelerazione dell'episodio numero 13. 13? Sì, mi pare che era la 13. Samantha, fate cazzi tua, eh. Io sto pezzo non mo ricordo proprio. No, mi sono schiattato alla fine. So io tarde va tra. No, Samantha, no, 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 fatti i cazzi tuoi, Samantha. Sì, sì. Porca puttana. Te pare che ho preso un cazzo di Badileo, ma vaffaculo. 6.000 crediti al mio conto, vai, continua, ok. Tutti mi guardano male, ma... Questo? Chi è? Non si sa. Goditi l'orizzonte della città. Sa che ti sei messo a correre perché con le ragazze sei una frana. Ah, capo pelata. State sciallo di Cristo, sì, eh. Mi sa che tra un po' arriviamo alla gara di merda, eh. Quella con i tre scagnozzi di... Arca puttana! No, vabbè, in realtà, ok, 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 ok. Sono arrivato terzo, la devo rifare, ok, però ho sbagliato delle cambiate perché in realtà le accelerazioni con la 350Z l'abbiamo fatta una, se non sbaglio. Cioè, sa, tanto lo sappiamo, ma le accelerazioni sono un nostro problema, quindi... Non so che cazzo ho fatto. Va bene, va bene, va bene, va bene. Madonna. No, dai, mi ero scansato. Non si è scansato. Non si è scansato. Dai, ci stavo, ragazzi. Ci stavo, eh. Ci stavo, eh. Ero partito bene. Fuck. Perché le accelerazioni sono sempre così complicate? Ora sto figlio di gran puttana maledetta. Che ha girato proprio adesso. Ma perché? Tutta sta sofferenza a fare le accelerazioni. Dio, Dio. Che volevamo fare? La finiamo di ruzzolare per strada? E uno è andato. Oddio, raga, dove sono passato? Non mi chiedere dove sono passato perché non lo so. Non so dove sono passato. Sono passato nel buco di un ago lì, eh. Lì sono passato nel buco di un'auto. Oh, abbiamo sbloccato la Nissan Skyline R34 GTR. Holy shit, guys. Personalizza auto. Scambia. Fra. La Nissan Skyline. Mi dispiace per la 250Z, ma raga. Raga. Nissan Skyline. Allora, aspetta un attimo però. Estetica. Decorazioni, no. Do cazzo era. Accessori, fari posteriori. Questi si mettono dei seri. Re dei tornei. Sapevo che avresti avuto da ridire. Basta! Ma non avresti dovuto coinvolgere Samantha. Osè, ma basta, osè, per cortesia. Allora, raga, qui dobbiamo fare un'attenta valutazione. Ce lo facciamo a difficile o ce lo facciamo a medio? Visto che è difficile, sicuramente sbroccheremo un botto. Proviamo a difficile, dai. Vero anche che abbiamo la Skyline, però, quindi, insomma, forse siamo un po' più tranquilli. No, stava a guardar cambio. Una partenza di merda, eh.
Guarda, quel figlio di puttana maledetto. Ma lui è passato tranquillo però. Un cazzo di carro armato. Un cazzo di carro armato. Vabbè ragazzi, ma veramente, veramente non si può, non si può, non si può, non si può, non ce la posso fare io. Non ce la posso fare. Ho capito, ma li prendo tutti, io li prendo, tutti io li prendo, tutti io li prendo, tutti, tutti, tutti li prendo. Vai così. Vai così, madonna, pensavo d'essere me la persa co, evitando quel cazzo di furgoncino. Che ci sono arrivato tra l'altro pelo pelo, eh. E questa è solo la prima gara. Ma stiamo scherzando, sì. Gioco il porco. Con sto paraurti, ragazzi, non si può vedere comunque. Voglio morire, voglio morire. Madonna. Vai che ce lo sverniciamo. Dai, ho capito però ragazzi. Madonna, devo fare gli slav, ma cazzo io. Le macchine passano precise sempre quando passo io. Qualsiasi altra auto passa, non succede niente. Quando passo io succede un bordello. Vecchiette, nonne, gente sui lettini dell'ospedale, tutto succede. Succede un macello. Vai, 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 vai. Che te pensi che mo questo ci esce la prima botta? Ma quando mai? Non so manco io come l'ho evitato questo. Vabbè, sono arrivato secondo, dai, sono arrivato secondo. Ti è andata bene, fra, ti è andata bene stavolta. 005. L'ultima, questa dovrebbe essere l'ultima gara in teoria. In teoria, in pratica non lo so. Nel senso è la gara di prima comunque. Ok, quello si è schiantato. Ok, secondo, secondo, ma il Peugeot non è un problema. Il Peugeot non è un problema, punti, quindi va bene. Yes, abbiamo vinto, va bene, va bene, va bene, sì, sì, sì. Vai, 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 continua, perfetto, ci siamo levati dal cazzo pure sto torneo. Personalizzato, performance. Oh, il turbo, vai. Della Turbnetics e i freni estremi. Vai, così, perfetto. Signori, allora... giriamo, giriamo e giriamo. 4 giri in salita. La sfida continua. Minigonne per tutti. Oh, minigonne per tutti, vai. Vai, minigonne per tutti, perché a noi ci servono da migliorare anche l'estetica, perché facciamo ancora cacare. Siamo l'estetica a livello 2, cioè ci manca relativamente poco alla fine di questa cazzo di carriera. E ancora stiamo con le minigonne, i paraurti livello 1. Livello 2 magari, non è che così. Ma ci stiamo scherzando. Guarda che schifo che fanno sti paraurti. Vai, quelli se stanno... guarda che schifo dei paraurti, ragazzi, ma veramente. Qualcosa di ridicolo. Ah, ci stanno a far provare sta pista al contrario, perché poi la dovremmo fare contro quegli stronzi di merda. Anche se... no, no, in realtà forse non è... è al contrario, sì, penso di sì. Ora sto cazzo di peciottino! Ma what the fuck? Fra, ma sto peciotto ma con un botto! Holy shit!
Ma quanto cazzo corre sto pesottino? Ah, ma è eliminazione! Fa, quindi dobbiamo vincere per forza. A parte che vabbè, dobbiamo vincere per forza, questo è poco ma sicuro, ma. Ma io non lo so come fanno a farle così strette. Io tutta quella velocità non ce la faccio. E me schianto de continuo però. Dio scartata! Che cazzo è successo? Ultimo giro. Ultimo giro. Ultimo giro dove questo mo. Io sono entrato di 70 cavalli in più alla macchina mo. E io ne ho persi 20. Fanno delle curve che sono qualcosa fuori da. Fuori dall'umano. Fatte cazzi tua là dietro. Bastardo! Uè, 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 uè! Ok, signori! Va bene, va bene, va bene, va bene, perfetto, perfetto. Ok, un'aerografia unica. Mini con il livello 3, perfetto. Vai, continua, ma che sofferenza. Le gare iniziano ad essere abbastanza difficili. Allora, carrozzeria, minigonne, Wolfpack, Spider, Type V, Vortex, Crank, Storm, Frenzy, Blast, Rage. Rage sono. Sono carine, però le Crank. Le Crank non sono male. Ok, va bene. Allora, signori, concludo qui questo episodio. Almeno nel prossimo episodio ci andiamo a fare intanto queste qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Need for Speed Underground. E ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul canale. Ciao a tutti ragazzi.